siamo qui al convento di Lonato, ci siamo, abbiamo il nostro frate che si chiama, me lo dici tu? Frate Beppe, un applauso a frate Beppe, ok. Poi abbiamo la nostra Veronica, l'indovina magica, sì. Poi abbiamo quel personaggio che si muove angustamente dietro frate Beppe e ulula, è il nostro pappagallo erotico che si chiama... Gian Maria, ok. E poi abbiamo... no, non ce l'abbiamo più, l'abbiamo persa. È scomparsa. Incredibile. Abbiamo anche la donna invisibile. La nostra maga, la nostra zingara, la nostra Maria. Dite la rima stavolta, che la dico sempre io, Maria la zingara di periferia. Quella, perfetto. Me la sono ricordata. Dillo vicino al microfono che... Ancora meglio, sì. Maria la zingara di periferia. Ok, bravissima. Ok, bravo. Lui non è di parte, lui. Bravissima, stupenda. Deve. Questo vuole la ricompensa dopo, eh. Sì, allora, ricordiamo che il ragazzo ha smesso di parlare con Maria ormai da inizio serata e si muove a gesti, soprattutto sussultori. Con le bionde. Retrostante, che fai? A te pappagalli? È un gesto? Allora, ce lo rifai che lo cerchiamo di capire. Ecco, questo ti... No, ma non dietro il frate però. Che fai, sbagli? Insomma, Maria risolve il rebus. Che cosa vorrà mai dire il nostro Gian Maria? Ecco, dicelo al microfono, cos'hai capito? Non posso dirlo. No, ma dillo senza esagerare. Sai che lui non è un tipo volgare. Lo dico in una lingua sconosciuta. Sì, dillo come ti viene. È ora di andare a bere. I think that my team back. Cos'è, latino? Bravissimo, indovinato! Ce lo dici con la moviola, ancora? Fammi andare il buono, Così registra bene, vai. Ashimbala kimbalikala likalaka. Voi la capite, No, ok, va bene, bravissimo lo stesso. Ecco, vediamo chi riuscirà a risolvere il mistero, Anche se però Gian Maria si era capito benissimo anche a gesti, Va bene, ok. Allora, adesso ci vuole un momento serio. Il nostro frate è lì immobile, sembra un gondoliere veneziano, ecco, disoccupato tra l'altro, ok? E che fai, lo preghi? E lui che... Ah, è vero, lui ti ha pregato anche prima, si è inginocchiato, ricordiamo anche questo. Va bene, siamo pronti a sentire i migliori anni della nostra vita, interpretati dal nostro frate... Giuseppe! Quello, hai visto che regia che ho, che aiutanti, una roba richiestissimi, Ci siamo? Ci abbracciamo? No, è scomparsa. Attenzione a non abbracciare Gian Maria, Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che è bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sé i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Spingimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni
della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Visto che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Bravissimo, bravissimo, ragazzi, bravissimo, lui è stato bravissimo. Peccato le coreografie che imbruttivano un po' la situazione. No, scherzo, però abbracciamo il nostro Fra Beppe, abbracciamolo e ringraziamolo per la sua dote canora, gridandogli grande Fra Beppe, grandissimo! Grazie.